Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questa nuova serie di integratori fai da te. Ho deciso di iniziare questa nuova serie perché a me non piace comprare degli integratori in pasticche oppure energy drink, ma mi piace molto di più crearmi degli integratori, dei frullati di frutta, proteici, energetici, vitaminici da sola, in modo tale che sappia tutto ciò che metto dentro, cioè tutti i prodotti naturali, anche perché tutti i prodotti energy drink che si comprano al supermercato molto spesso contengono troppa caffeina, coloranti, dolcificanti, conservanti. Quindi spero che questa nuova serie vi sia utile, che provate a fare tutti questi integratori. Ovviamente ricordatevi che tutto quello che farò, tutti questi integratori, non possono andare a sostituire un pranzo, una cena, ma servono solo per migliorare il nostro sistema immunitario, ad esempio come gli integratori di vitaminici. Infatti quelli che contengono vitamina C ci possono aiutare a passare meglio l'inverno. E comunque anche tutti gli altri integratori che farò sono tutti ovviamente naturali e che vi possono aiutare a passare meglio una giornata, quindi a darvi più energie e tutto ciò che vi serve per migliorare la vostra salute. Questi sono gli ingredienti principali del nostro integratore e sono come ingredienti base la curcuma, questa macinata che possiamo trovare anche al supermercato benissimo, e poi come altro ingrediente principale abbiamo questo latte. Può essere di qualsiasi tipo, scremato, intero, io lo uso ad alta digeribilità. Ovviamente poi come dolcificante utilizziamo del miele, anche questo qualsiasi tipo, acacia, eccetera, e poi vabbè dell'acqua. Allora, cominciamo subito. Prendiamo un bicchiere e andiamo a mettere, cioè proviamo a dividere il bicchiere in tre parti e andiamo a mettere 2/3 del bicchiere di latte. Poi andiamo a mettere l'acqua e ne mettiamo 1/3. Ovviamente io non ho fatto il bicchiere pieno, diciamo così è giusto. Poi a questo aggiungiamo una puntina di curcuma. E andiamo ad aggiungere al nostro latte e acqua. Basta veramente poco di curcuma perché si sente subito e poi non bisogna eccedere con la curcuma perché sennò può avere anche degli effetti negativi. Ovviamente tutto in quantità eccessive fa male, quindi stiamo attenti alle dosi e sicuramente andrà tutto bene. Poi, come dolcificante, andiamo a mettere il miele. Andiamo a mescolare. E otteniamo questo composto che vi assicuro che vi aiuterà come antiossidante. E adesso comunque la curcuma sta andando veramente tanto di moda, infatti tutti dicono che ha delle proprietà antitumorali, antiossidanti e quindi è veramente tantissimo usata anche nelle ricette e può essere benissimo sostituito anche allo zafferano, infatti lo zafferano è molto costoso e la curcuma infatti viene chiamata lo zafferano indiano. E rende i cibi allo stesso modo colorati di giallo. Quindi
Quindi può essere anche un valido sostitutivo dello zafferano. Quindi questo è il composto, spero che vi piaccia, spero che lo facciate, perché, anche solo per provare, perché comunque fa molto bene, anche il latte comunque contiene calcio, si può usare anche latte di soia se volete. Quindi questa è la mia bevanda. Ciao ciao!